Il nuovo progetto, firmato Torre dell'Orologio Fototeca Manfrediana, sta per partire, con l'obiettivo di raccogliere le più belle fotografie scattate a Faenza nei decenni passati, da inserire nell'archivio fotografico della Fototeca Manfrediana, contribuendo in questo modo a ricostruire una memoria collettiva. La Fototeca Manfrediana propone una nuova raccolta di foto che si chiamerà l'Album dei Ricordi, ma com'è nata questa idea? Allora, questa idea è nata quando ci siamo incontrati un giorno e abbiamo deciso di arricchire il nostro archivio con delle foto anche più recenti e sinceramente a colori, perché noi siamo rimasti un po' all'epoca del bianco e nero, quindi siamo anche ben propensi per accettare delle fotografie a colori degli anni 70, 80, 90, anche gli anni 2000 nel caso. Ci siano delle foto molto interessanti di questo decennio. Quali devono essere i soggetti delle foto? Allora, foto sono accettate, foto di tutti i tipi, sia quelle di architettura che rappresentano Faenza, ma anche foto che provengono un po' dai ricordi, che rappresentano un po' il costume, le abitudini, compagnie, gruppi storici di Faenza. Nel caso siano le persone, è bene che siano identificabili le persone per futura memoria. Non sono particolarmente adatte foto puramente di famiglia o ricordi strettamente personali di scarso interesse per Faenza, per la cittadinanza futura. Invece come formato delle foto? Il formato delle foto, preferibilmente le potete portare, ve le scansioniamo noi e rendiamo gli originali. Se avete negativi, tanto meglio, diversamente anche da delle stampe di buona qualità. Se siete già dotati di uno scanner voi di buona qualità o sono in digitale, potete inviarsele via email all'indirizzo archivio@fototecamanfrediana.it. Quindi si tratta fondamentalmente di arricchire l'archivio della fototeca. Esatto, è proprio un progetto nato puramente per arricchire il nostro archivio. Quando è che partirà questa raccolta? Allora, tutti i sabati di marzo, 14:30-16:30, qui in fototeca, mentre l'indirizzo email è già attivo. E se la cosa riscuoterà particolare successo, prorogheremo nei mesi successivi, sempre il sabato pomeriggio 14:30-16:30, nella sede della fototeca che è nel parcheggio di via Cavour dentro al DLF. Avete mai pensato di fare una sorta di esposizione con magari le foto più rappresentative? Beh, diciamo che l'abbiamo già fatte. Allora, esiste una mostra che è Faenza 100 anni, che racconta la storia di Faenza, una mostra degli anni 70. Probabilmente con quello che otterremo valuteremo una volta che avremo in mano il materiale se fare i successivi 50 anni, integrare le pubblicazioni già esistenti nella fototeca o qualsiasi altra cosa. Vedremo quando avremo il materiale in mano. Quanto è ampio, quanto è ricco e importante l'archivio storico della Fototeca Manfrediana? Beh, l'archivio sono circa 5.000 immagini che vanno dalla fine dell'Ottocento, metà Metà Ottocento fino agli anni 60 circa, molto ricco ed è un buon patrimonio che sicuramente verrà arricchito e reso più famoso nei prossimi tempi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.